È una devozione particolare alla mia. Cioè, io la voglio bene come fosse una mamma alla mia, cioè io lo sento dentro. Cioè, non gli ho nessuna grazia, se ho l'avuto non me ne sono accorto, però cioè, io sento questo amore per lei è fuori naturale. Cioè, come amare una ragazza, così io amo questa madre. Cioè, è una cosa che veramente la rendo corta. Quando porto la Madonna mi viene da piangere, mi vengono dei brividi, non lo so perché sento troppo la Madonna e pure San Giovanni, però la Madonna, io sono d'Ailana, San Giovanni lo voglio bene, però la Madonna è la Madonna di Prato. Tutti i giovedì santo vengo a piedi, da Ailana a Prato Sanì, per 30 anni ha giocato a piedi tutta la montagna, andato e ritorno, pure mia madre ci veniva, mia moglie è morta, ma mia madre ci veniva tutti gli anni. E adesso è morta pure mia madre, ci vengo solo, io sono vedovo e sento dolore e gioia, perché per una parte sento dolore, perché per una parte sento gioia, come vedo la Madonna per essere mia moglie, mia madre, insomma per essere i figli miei. Non so, vedo tutto, avete capito, è una cosa, mi sento un'altra cosa, mi sento giovane, mi sento come va già dice. Invece quando sto solo mi sento più accasciato, più, non lo so. 1970 ho avuto un incidente mortale e mia madre fece una preghiera alla Madonna di Prato e fece un voto. Dopo questo voto che ha fatto la Madonna di Prato, io per 30 anni sono venuto a piedi, montagne e montagne, da Ilano fino a Prato Sanita. Se non vado alla messa quando si cominciano le novere non sto bene. Io vado tutte le sere alla messa quando dal 26 di aprile al 6 maggio sono sempre alla chiesa, la mattina di San Giovanni mi alzo alle 8, alle 6 sono in chiesa fino a che si finisce la processione. La bocca di Maria, che bella rosa ci sta, 12 stelle intorno e la luna splendore ci fa. In amma m'amor a casi, Maria la grazia ma fa. Facci d'angella, Madonna mia, facci d'angella per carità.